Meno di un mese dopo la morte di Musso, si corre in Germania, al Nürburgring. Peter Collins insegue quel titolo mondiale ceduto con generosità a Juan Manuel Fangio 2 anni prima. Ma la sua Ferrari sbanda. Collins termina l'ultima corsa della sua giovane vita contro un albero. I primi soccorritori lo sentono sussurrare come Luigi Musso. Avrebbe potuto diventare campione del mondo, perché 2 volte nel 1956 ha ceduto la sua macchina a Fangio. Era un uomo molto buono.